Ciao, mi chiamo Carlo, benvenuto in questo nuovo video dove parliamo di glissati o slide. Lo slide è una tecnica che consiste nello scivolare in orizzontale da una nota ad un'altra collegando la nota di partenza alla nota d'arrivo, ad esempio questa. Però esistono diversi tipi di slide. Questo qua, oggi ne vedremo alcuni. Questo, il primo, è uno slide ad esempio ascendente, in cui dobbiamo raggiungere una nota. Prendiamo un sol ad esempio, partiamo dalla stessa corda un po' più in basso, ad esempio da un ipotetico si, anche perché è ipotetico perché non si sente poi la prima nota. Si dovrà sentire l'ultima, cioè il sol, quindi posso partire dal si, dal do, non si sentirà grande differenza, è importante che sia ampio. Questo lo andiamo a contare sul tempo, 1, 2, 3, 4, 1, quindi la nota reale, quella che voglio ottenere, chiamiamola target note, la troviamo, quindi il sol, sull'1 in battere. Dobbiamo valutare il tempo prima per partire e cadere giusto sul tempo. Questo per i principianti non è proprio semplicissimo all'inizio. C'è lo slide poi quello discendente, dove la nota, prendiamo sempre un sol ma grave, parte, io la chiamo la strisciata, partiamo dall'acuto, quindi anche qua 1, 2, 3, 4. Adesso parto su 4, ma potrei partire anche prima oppure dopo, dipende che velocità vado a mettere nello slide. Poi ci sono ad esempio gli slide in e gli slide out. Cosa sono? Noi abbiamo una nota reale, prendiamo sempre il nostro sol. Slide in. Vedi che è molto più veloce, non è conteggiata praticamente in partitura, la si può scrivere come notina più piccola con la legatura, ma solitamente la si può anche non scrivere proprio. Quindi devo raggiungere la nota, parto da mezzo tono, massimo un tono prima, e con un movimento molto veloce non faccio sentire quasi la nota da cui parto, ma devo far sentire la nota in cui arrivo, che deve essere anche qua in battere. Questo qua è in, out invece io suono la nota, vado, mi allontano e sporcando, possiamo dire, questa nota, quindi la suono, poi allontano con una, anche qua, strisciando sulle corde, ma non facendo sentire chiaramente la nota d'arrivo, perché l'importante è questa nota, la prima che ho dato, anche qua in battere. Poi ci sono ad esempio gli slide su più corde. Posso prendere un bicordo, ad esempio questo bicordo col rapporto di quinta, suono tutte e due e poi li vado a spostare in avanti oppure anche indietro. Ad esempio Jacopo Astorius utilizzava molto questo tipo. Qua vado a prendere mi si bemolle e poi li sposto mezzo tono prima o dopo e poi ritorno. Questo andata e ritorno può essere anche considerato come uno slide multiplo, cioè quando io vado a suonare una nota faccio lo slide e poi ci ritorno, ok? Il mio colpo è soltanto uno. Vi sono diversi tipi di slide e da utilizzare comunque in contesti diversi. Sul basso fretless in particolare sono ancora più belli, perché quando vado a fare le strisciate non ho i tastini e quindi sono ancora più di effetto, ma anche con il basso si usano molto. Tu li utilizzavi? Fammi sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver visto fino alla fine. Ciao Carlo.